Sembrava una giornata molto tranquilla per Capekazu, ma è successo qualcosa di inaspettato. Sono stati lasciati due bambini davanti alla nostra porta, ma chi saranno? E soprattutto di chi saranno? Iscrivetevi al canale per scoprirlo! Cavolo, stavolta non posso perdere di nuovo! Sto perdendo tutti i trofei, come devo fare? Ma come cavolo fai a essere così scarso da avere una persona più scarsa di te? Non l'ho mai vista! Hai perso! Che cosa ci posso fare? Mi sto allenando! Che schifo. Cap, hanno appena suonato. Quindi vai da fare. Sto giocando! Ma perdo un'altra partita! Cioè, sto cercando. Va bene, vado io. Possibile che ogni volta che mangio il mio panino questo vai ad aprire te la porta. E voi chi sareste? No, no, io non vi ho mai visto in vita mia. Che strano. Kazu, c'è qualcuno alla porta, ma chi cavolo sono? Ma per caso ho suonato il fattorino della pizza? No, ma che fattorino della pizza? Pizza, non è il fattorino della pizza, sono due gemellini. Due gemellini? Te lo giuro, sono lì fuori dalla porta, se vuoi andare a vedere. Cerca di farmi capire come l'hanno fatti. Erano completamente uguali identici. Hanno i capelli ricci? Sì, oh mio Dio, hanno per caso una maglia gialla e una maglia verde. Come cavolo fai a saperlo? Sono i miei cugini. Cosa? Oh cavolo, da quanto è che non lo dici? Perché non mi avevi parlato? Ciao zio Kazu. Ciao Ryan, ciao Fazuo, venite qui veloce, da quanto era che non vi vedevo. Come è possibile? Ti ho detto che sono i miei cugini, ti pare che non conosco il loro nome? No, appunto è questo quello che non capisco, com'è possibile? Cosa? Prego, 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 entrate! Come stai, carissimo François? Ma io sono Ryan. Ah, tu sei Ryan e tu sei François? Sì. François? Bene, loro sono i miei cugini Cap, te li presento. E cosa ci fate qui? Spiegatevi. Ti dobbiamo dare una cosa. Cosa? Un fogliettino, magari può essere lo scontrino di una pizza che sta per arrivare. Ciao nipotino, siamo dovuti scappare per un impegno lavorativo. Ma ora trovo di vecchi. Mi raccomando, uno è quello calmo, l'altro è il vero pazzo. Un saluto da zio. Cosa? E aspettate un attimo, chi è quello calmo e chi è quello pazzo? Io sono quello calmo. No, io sono io sono quello calmo, io sono quello calmo. Mi sa che la mia carissima zia, che tra l'altro non vedo da tanto tempo, ha sbagliato. In realtà siete entrambi pazzi. Appunto, io sono quello pazzo. Io sono quello pazzo. No, io sono quello pazzo. Io sono quello pazzo. Io sono quello pazzo. Io sono quello pazzo. Vabbè, il fatto che un guardo non ha capito chi è quindi quello pazzo. Vabbè, magari saranno entrambi pazzi oppure entrambi calmi. Ma dobbiamo detto entrambi sapere. Che sono sia calmi sia pazzi. Non ci pensare. Vabbè, per ora non ci pensiamo. Capo, vieni a sederti. Kazu, credo di aver trovato quello pazzo. No, François, per favore non dare fastidio a... ciao, François, non la macchinina! No, fermi per favore, cosa sta succedendo? No, François, fermati, che cavolo, non la macchinina! Fermati, François, che fa, Kazu! Cap, io non so cosa stia succedendo. C'è il mio cuginetto che mi sta facendo un bel massaggio alla testa. È molto comodo. Ma vabbè, facciamo finta di non pensarci. Kazu, ma mi spieghi come cavolo fai a distinguerli? Sono uguali identici. Ma dai, Cap, è semplicissimo. Lui è François e lui è... No, com'era? Tu sei... chi sei tu? Ryan. E tu sei... François, bene, lui è François e lui è Ryan, è semplicissimo, basta chiederglielo. Ma carissimi cuginetti, mi spiegate perché siete qui? Zio Kazu, abbiamo fame. Avete fame? Cosa volete mangiare? Kebab, sushi. Ok, quindi cosa volete mangiare? Solo una cosa. Sushi, kebab, sushi, kebab, sushi, kebab. Sushi! No! Sushi! Cap, dammi una mano! Ma per esempio un normalissimo hamburger? No! Che ne dite della pizza? Sì! Ok, la pizza è buona. Bene, Cap, andiamo a mangiare la pizza! Ma io volevo l'hamburger! Bene, ragazzi, oggi vi farò mangiare la miglior pizza al mondo. Siete pronti? Sì! Ok, perfetto, andiamo. Fortuna che gli stai facendo mangiare la miglior pizza del mondo, perché non è mai un hamburger. Non pensate, lo dice un sacco di bagionate. Eccola qui la pizza, però c'è un piccolo problema. E quale sarebbe il problema? Che praticamente
ma se viene tagliata è ancora meglio. Siamo in quattro ma c'è una sola pizza. Ed è anche surgelata. Vabbè, è surgelata, però magari possiamo ordinarla. Ma ci vuole un po' di tempo, io ho fame. No, zio Caso, questa pizza non la vogliamo mangiare. Giusto. Sì, infatti, tienitela tu. Sì, tienitela tu. Ma l'ho cucinata io, l'ho preparata io col cuore, ma solamente riscaldata. Ma che cavolo dici, zio Caso? Sì, appunto, che cavolo dici? E sono in casa nostra se ci distruggono il soggiorno. No, il problema è che tu li hai fatti entrare. Ma sono i miei cugini. Capo, come fa a mangiarsi questo hamburger? Non è neanche commestibile. Pensa a me che questa Coca-Cola è vuota. Eccoci qui ragazzi, come procede? Ehi, ma quello è il mio hamburger. No, non è il tuo. Sì, è il mio hamburger, stanno mangiando il mio hamburger. Questo è mio. Capo, guarda che questo qui non è un hamburger. A me Capo sembra un pazzo. E allora anche la Coca-Cola è tua, sentiamo. La mia Coca-Cola. Ma come cavolo si permettono? Oh, cavolo, ma questo è proprio un birra. Ah, eccomi qui, carissimi cuginetti. Fatemi spazio. Come stai, François? E come stai, Ryan? Ma quanto sei stupido. Io la maglia verde e sono Ryan. E io la maglia gialla e sono François. Scusami, Ryan. Scusami, François. Allora, spiegatemi un attimo, ma in questo momento voi quanti anni avete? Ho 9 anni. E tu invece, François, quanti anni hai? Non sei proprio pirla, anche io ho 9 anni, sono il suo gemello. Ah, giusto, ma stavo scherzando, mi stavo mettendo... Ma che cavolo stai combinando, Ryan? Zio Caso, guarda, sto provando questa cosa di ferro. No, Ryan, fermati. Male, per favore scendi dalla barra delle trazioni. Io non voglio che mi facciate male qui, su, forza. Ah, sì, arrivo. Bene, carissimi cuginetti, adesso vi farò qualche domanda. No, ve la faccio io. Prima di tutto, come cavolo vi chiamate? Ancora non l'ho capito. Allora, Ryan e François, ci siamo? No. Ma come? Porca miseria, allora tu sei François e tu sei Ryan. Appunto, Ryan maglia verde, François maglia gialla. Io ho già capito chi è quello che fa casino qua dentro, non è vero? Gna 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 gna, stai zitto pirla. Bravo, bravo, è così che si fa cuginetto. Avete preso tutto dal cugino più grande. Che bravo, sentiamo quanti anni avreste. Ah no, me la grazie. Cioè, gliel'ho chiesto, hanno 9 anni. E 9 anni perché ti ricordo che i gemelli hanno la stessa età. E quindi che cosa vi piace fare nella vita? Break dance. Come break dance? Mangiare la pizza! Allora, sicuramente non ha preso da te se sa fare break dance. Ah, però la break dance è fighissima, ragazzi, mi fate vedere qualche passo perché vorrei imparare. Ma io ancora non ho capito come cavolo è possibile. Vabbè, non mi faccio domande. Ah, ma non saprà sicuramente ballare. Guarda che sono i miei cugini e sono formidabili. Le so fare anche io queste cose. Sì, le so fare tantissimo. Te l'avevo detto che sono fortissimi. Cuginetti di Kazu, lasciate in pace K, per favore, i nerf sono suoi. No, mi prego, basta. No, ragazzi, basta Kazu. Ma te ne sei accorto almeno che hanno finito i proiettili? È vero, avevano finito i proiettili. Sei un cagasotto. Un'ultima domanda. Ciosetti, per quanto tempo starete qui ancora? Quindi ragazzi, per quanto tempo starete qui?